Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Stat, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Ehi, non ci lasciare. Restate in ascolto. Tra poco, la nuova puntata di Musicando, il ballo in radio. Hai scelto il meglio, te ne accorgerai. Per la pubblicità su Radio Stat, chiama il numero 340 7559 392. Non ci lasciare. La scelta vincente. È musica, è sport, è informazione, è spettacolo. Ciao Nando, hai letto il giornale? Occhio elettronico controlla i nostri spostamenti. E guarda qui, pagheremo il caffè con l'impronta del pollice. Per aprire la porta di casa basterà guardare con un occhio in una telecamera. Pensa che mio nipote, per accendere il cellulare, mette il pollice sullo schermo. Mi sembra un film di fantascienza, non so che dire, non abbiamo più nulla di umano. Ma non è vero, vieni con me, ti faccio recuperare per almeno un'ora un po' di umanità. Che meraviglia! Un video, un registratore a cassette. Ma guarda quanti dischi! E quello cos'è? Un Revox! Ma questo è un emittente degli anni 70, fantastico! Ma ti ricordi a quei tempi le ragazze ci aspettavano sotto la radio a farci la serenata con le chitarre, altro che chattare coi social? Ma ricordi gli amici del muretto, giocare al flipper nel bar e la tua 500 dove tenevi il pallone? Ma se accendi il bottone del mixer si potrebbe trasmettere come una volta? Certo, questa è Stat Radio, si torna al passato. Dai, fai partire la cassetta della sigla. In diretta stiamo per trasmettere Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Buonasera a tutti, bentrovati dai microfoni di Stat Radio e RDA Radio, perché il giovedì sera siamo in replica anche su RDA Radio 1 di Roberto De Angelis. Salutiamo comunque la radio principale STAP, acronimo di Stat. Si torna al passato, ma si trasmette al presente. Grazie a Stefano Tini che ci dà la possibilità il lunedì sera di stare un po' con voi attraverso questa antenna, perché alla fine è sempre un'antenna, siamo in web, è vero, però il nostro segnale viene lanciato sempre attraverso le antenne. E allora eccoci pronti per la puntata numero 94 del Ballo e Radio. Dopo un fine settimana intenso come al solito di attività artistiche che svolgiamo attraverso il club Musicando, attraverso tutte quelle persone, quegli amici che ci chiamano magari o per presentare una serata o magari per qualche ripresa radio televisiva, insomma sempre on the road, sempre a divertirci, sempre a trovare nuove persone, nuovi artisti, a conoscere nuove occasioni di divertimento. Ecco perché quando io vi dico venite a trovarci nelle nostre serate, non è, lo ripeto, per fare business, non vorrei essere noioso, ma è solamente perché ci si diverte straordinariamente alla grande con pochi spiccioli di euro, si trascorre un sabato sera, un weekend veramente ottimale. Allora, sabato sera veramente intenso perché abbiamo avuto due serate, io non mi sono potuto dividere in due, ovviamente non ho ancora questo dono, e comunque principalmente sono stato a presentare la serata con il gruppo Luna che si è svolta a Vasanello, un'altra località della Tuscia, in questo locale dove siamo stati più volte, e la pizzeria Alle Piane di Mario, un locale piccolino ma molto bello, accogliente, ben allestito poi con tutto il service del gruppo Luna, dove abbiamo sviluppato una sorta di grande
corrida dove ognuno dei partecipanti presentava un suo momento artistico e poi come la nota trasmissione si applaudiva, si fischiava, poi si cenato, ci sono stati gli ospiti un comico Enzo Sarcina che ci ha fatto divertire con le sue battute qualche volta piccantine, poi abbiamo avuto l'opportunità di premiare i vincenti, le fotografie per il Corriere di Viterbo che pubblica spesso degli articoli su queste seratissime che stanno infiammando la Tuscia, perché molti partecipanti di questa zona sul viterbese ormai hanno compreso che queste serate che organizza il gruppo Luna, che alla fine sono una vera e propria tournée in questi locali che sono la Grilla Quiete, questo, poi abbiamo Vignanello, abbiamo fatto veramente, non ricordo quante località lì intorno a Viterbo abbiamo realizzato ormai da tre o di più, da ormai dal mese di novembre abbiamo realizzato veramente tantissime serate. Sabato sera abbiamo avuto questo splendore, diciamo, di artisti, ma quello che io mi meraviglio è che in queste occasioni ci sono delle persone che hanno delle qualità artistiche veramente straordinarie. Io mi chiedo, ma come fanno queste persone che hanno queste voci così belle, così calde, così musicali, che quasi quasi sembrano cantanti professionisti, eppure magari sono semplici madri di famiglia, sono persone che lavorano tranquillamente e che non sfruttano le loro voci. Ben vengano queste serate canore che mettono in risalto queste semplici persone che dispongono veramente di qualità vocali eccellenti. E per dimostrarvi che non sto dicendo una stupidaggine, sono state effettuate nel corso di queste serate delle riprese da parte di questa emittente, che poi appunto le pubblica in rete. Durante le riprese ci sono questi cantanti che veramente hanno queste voci straordinarie, le potete visualizzare e dite, ma Tony, hai veramente ragione, sono persone così semplici ma che veramente potrebbero incidere delle canzoni. Qualcuno si ha lavorato nelle band, nei gruppi, ma adesso ha ridotto la sua attività a partecipare a queste gare. Allora ben vengano queste occasioni di incontro che organizza il gruppo Luna, che dà questa possibilità ancora di mettere in risalto queste persone semplici, tranquille, che incontriamo magari nella strada tutti i giorni, nei bar, mentre facciamo la spesa, e che noi non immaginiamo che veramente hanno una voce che non sfruttano proprio a livello, possiamo dire, artistico. E così che dire, complimenti a queste persone che poi incontriamo sempre in questa piccola tournée del viterbese. A proposito di tournée, vi do subito la prossima data. Saremo venerdì, attenzione, non sabato, sabato finalmente riposo anche per noi, così ci godiamo un momento di relax. Lavoreremo venerdì, attenzione, in una balera della zona di Fabbrica di Roma, località Quartaccio, su quella strada che collega Fabbrica a Borghetto. Per chi è della zona conosce queste località, praticamente la parallela della via Faleri, dove è ubicato questo salone che è gestito da due ex competitori, Walter ed Elena, che io saluto, li conosco molto bene, qualche volta abbiamo anche svolto delle gare da ballo in questo gran salone. E allora attenzione, venerdì invece di ballare faremo la gara di canto Star per una notte versione Gold, organizzata sempre dal gruppo Luna. Pertanto, se volete tutte le informazioni per partecipare, voi basta che seguite quanto dico qui alla radio nel gruppo pubblico di Facebook Amici di Musicando. Ormai siamo tutti interconnessi H24, per cui Facebook Amici di Musicando, e lì trovate le locandine. C'è anche la locandina di venerdì 10 con tutte le informazioni che riguardano la serata. Potete venire a cantare o semplicemente accompagnare chi canta, a trascorrere la serata. E poi, oltre alla gara a canora, abbiamo anche degli interventi artistici. Per esempio, c'è ospite una grande ballerina di danze orientali, danza del ventre, ma è veramente bravissima, Loredana, che abbiamo conosciuto in altre occasioni sempre con il gruppo Luna. E venerdì sera ci darà ancora una dimostrazione delle sue capacità artistiche di queste danze orientali. Poi siamo in una sala da ballo, pertanto credo che un momento di ballo sia decisamente necessario. Così, per chiudere questa promozione, do appuntamento a tutti gli amici della zona, a tutti gli amici di Musicando, per venerdì 10 febbraio alla balera Luna Rossa sulla statale Borghetto Fabbrica al chilometro 300, località Quartaccio. Quindi sul nostro profilo di Amici di Musicando c'è la località Candina, prendete informazioni. Ci fa piacere se venite a trovarci, così veramente trascorreremo una seratissima veramente originale.
E prima di introdurre gli argomenti di questa sera, volevo parlarvi poi della serata svolta sabato a Rocca Priora. Non mi son potuto dividere in due, quindi abbiamo inviato le nostre model Dancing Fashion, che ormai stanno avendo grande successo per le loro performance nelle gare di ballo, nei ristoranti, in questi luoghi di spettacolo dove indossano degli abiti o da ballo o abiti da sera e sfilano gratuitamente, riempiono veramente le serate di tutti questi locali della zona dove ormai sono conosciute, dove ormai questi gestori ormai hanno visto che fanno veramente spettacolo e vengono chiamate. Così è stato per il ristorante antico romano di Rocca Priora, che ormai sono diventati un punto fisso per le loro seratissime o del giovedì o del sabato. Sabato le modelle hanno presentato, visto che siamo in pieno periodo carnevalesco, delle maschere straordinarie, quindi oltre agli abiti da ballo, oltre agli abiti eleganti, la loro terza uscita è stata con delle maschere che alcune di loro utilizzano addirittura al Carnevale di Venezia, e non potete immaginare l'entusiasmo dei presenti, applausi, foto con queste ragazze che poi sono veramente alla mano, riescono a far divertire il pubblico attraverso il loro sorriso, la loro bellezza. Ed è un progetto che voglio ricordare qui alla radio, nasce dal mondo del ballo. Già da diversi anni ci siamo accorti che nel mondo del ballo non ci sono tanti défilé che riguardano gli abiti da ballo, sia per uomini che per donne, è un po' un settore chiuso, per cui attraverso queste model dancing fashion si è data la possibilità alle ballerine, alle semplici persone iscritte nelle scuole di ballo, oppure ai maestri di ballo, ai competitori che già hanno dei loro abiti, di sfilare. Sarebbe stato facile, per esempio, prendere le modelle di agenzia e fare un défilé veramente altamente professionale. Noi invece ci complichiamo la vita. Abbiamo dato la possibilità alle persone semplici di sfilare, di realizzare il loro sogno della moda, e questa è stata una carta vincente. Ecco perché queste model dancing fashion riescono a riempire quello che sono le competizioni di ballo, mentre si attendono i punteggi delle premiazioni, oppure in questi locali dei castelli della zona di Roma, del Viterbese, del Lazio, dobbiamo dire, perché cominciano a essere conosciute un po' ovunque ed essere richieste. E quello che io tengo a sottolineare è che la partecipazione delle model dancing fashion è totalmente gratuita. Chi le desidera nel loro locale può offrire una semplice scena e poi lo spettacolo sarà completamente gratuito. È chiaro che dovete creare anche un po' di accoglienza, un camerino dove queste ragazze si possono vestire, dove possono indossare i loro abiti comodamente, anche soprattutto ben riscaldato, visto che d'inverno la temperatura si abbassa notevolmente, per cui spesso i loro abiti sono scollati e pertanto subiscono le condizioni del tempo. Per cui ecco, se mettete a disposizione un qualche cosa che possa accoglierle in maniera, diciamo, ottimale, tranquillamente potranno venire a dare spettacolo nel vostro locale. Quindi lanciamo l'appello a chi desidera, perché ancora un'ultima nota che devo dare alle model dancing fashion è quello che loro, tutto quello che loro fanno lo svolgono per beneficenza, e quando riescono a ricavare qualche cosa lo donano completamente alle persone bisognose. Riescono a trovare tra le loro amicizie, tra le loro cerchie, delle situazioni che necessitano di beneficenza, e loro danno veramente quel poco che riescono ad accumulare a queste persone bisognose. Veramente lodevole come iniziativa. E così, se siete interessati ad addentrarvi dentro questo gruppo moda, andate su Facebook e trovate il gruppo pubblico Model Dancing Fashion. Un'ultima cosa vi posso dire, che già dalle prossime occasioni si è pensato anche di inserire non solamente le donne ma anche gli uomini a sfilare, quindi che ne so, i ballerini, i maestri di ballo, perché anche gli uomini hanno degli abiti da ballo speciali, oltre ai frac, coloro che ballano, le latinoamericane hanno degli abiti un po' così succinti, le camicie traforate, e veramente possono dare spettacolo, perché è bello che magari ci sono gli uomini che vedono le donne sfilare. Ma signore, anche le signore, anche voi signore volete vedere gli uomini magari a sfilare artisticamente, no? E quindi model dancing fashion completamente uomini e donne, men e woman, per sfilare in queste seratissime. Grande successo. Se volete vedere le foto delle maschere, di quello che è accaduto, andate o sul nostro profilo di Facebook, Amici di Musicando, oppure quello che vi ho annunciato prima, gruppo pubblico Model Dancing Fashion. Il gruppo è aperto, lo potete semplicemente visualizzare.
Chiusa questa pagina di quello che è stato e anche quello che sarà la settimana successiva, prima di addentrarci in quello che è il mondo del ballo, delle competizioni, perché dobbiamo parlare della gara che si è svolta il 29 a Palestrina, del Gran Premio del Lazio, e poi dobbiamo anche parlare della prossima gara che è imminente, perché già siamo arrivati al 7 di febbraio, ma il 26 di febbraio c'è il quarto turno del Gran Premio del Lazio al Satiricon di Aprilia, e già qui c'è abbastanza movimento, occasioni speciali che più tardi vi presenterò, e prima ancora questa sera, dopo il primo blocco pubblicitario che tra poco il nostro tecnico del suono è pronto a mandare in onda, dobbiamo presentare un prossimo evento che si svolgerà come ogni anno a marzo. Riguarda il premio Sublimitas organizzato dalla Fibes, la premiazione delle eccellenze delle sia italiane che internazionali, che si svolge ogni anno ad Ariano Irpino presso l'hotel Incontro. Quest'anno il Gran Galà è fissato per sabato 11 di marzo. Ovviamente ci saremo anche noi che facciamo parte della Fibes, noi del TG Dance, noi delle emittenti che qualche volta realizziamo anche i servizi che riguardano questo grande evento che raccoglie le eccellenze e vengono premiate nelle varie categorie, che ne so, giornalismo, sport, arte, cultura, imprenditoria. Ogni anno una commissione altamente qualificata valuta quali sono stati i meriti di queste persone, di questi professionisti, e vengono premiati proprio la serata del Gran Galà, e quest'anno, ripetiamo, sarà l'11 di marzo presso l'hotel Incontro di Ariano Irpino, ormai la location storica di questo evento. Per l'occasione, per avere un'anticipazione di quello che sarà il premio Sublimitas di quest'anno, noi ci avvaliamo della collaborazione di un emittente speciale straordinaria che ha realizzato proprio in questi giorni l'intervista col promotore di questo premio, il professore maggiori informazioni digitando Gran Premio del Lazio nei motori di ricerca. Gran Premio del Lazio, domenica 26 febbraio, vi aspettiamo per vivere insieme una grande giornata di ballo, sport e spettacolo. Tutto il materiale è totalmente gratuito come iniziativa. E così, se siete interessati ad addentrarvi dentro questo gruppo moda, andate su Facebook e trovate il gruppo pubblico Model Dancing Fashion. Un'ultima cosa, vi posso dire che già dalle prossime occasioni si è pensato anche di inserire non solamente le donne ma anche gli uomini a sfilare, quindi che ne so, i ballerini, i maestri di ballo, perché anche gli uomini hanno degli abiti da ballo speciali, oltre ai frac, coloro che ballano, le latinoamericane hanno degli abiti un po' così succinti, le camicie traforate, e veramente possono dare spettacolo, perché è bello che magari ci sono gli uomini che vedono le donne sfilare. Ma signore, anche le signore, anche voi signore volete vedere gli uomini magari a sfilare artisticamente, no? E quindi Model Dancing Fashion, completamente uomini e donne, men e woman, per sfilare in queste seratissime. Grande successo. Se volete vedere le foto delle maschere, di quello che è accaduto, andate o sul nostro profilo di Facebook, Amici di Musicando, oppure quello che vi ho annunciato prima, gruppo pubblico Model Dancing Fashion, il gruppo è aperto, lo potete semplicemente visualizzare.
Chiusa questa pagina di quello che è stato e anche quello che sarà la settimana successiva, prima di addentrarci in quello che è il mondo del ballo, delle competizioni, perché dobbiamo parlare della gara che si è svolta il 29 a Palestrina, del Gran Premio del Lazio, e poi dobbiamo anche parlare della prossima gara che è imminente, perché già siamo arrivati al 7 di febbraio, ma il 26 di febbraio c'è il quarto turno del Gran Premio del Lazio al Satiricon di Aprilia, e già qui c'è abbastanza movimento, occasioni speciali che più tardi vi presenterò, e prima ancora questa sera, dopo il primo blocco pubblicitario che tra poco il nostro tecnico del suono è pronto a mandare in onda, dobbiamo presentare un prossimo evento che si svolgerà come ogni anno a marzo. Riguarda il premio Sublimitas organizzato dalla Fibes, la premiazione delle eccellenze delle sia italiane che internazionali, che si svolge ogni anno ad Ariano Irpino presso l'hotel Incontro. Quest'anno il Gran Galà è fissato per sabato 11 di marzo. Ovviamente ci saremo anche noi che facciamo parte della Fibes, noi del TG Dance, noi delle emittenti che qualche volta realizziamo anche i servizi che riguardano questo grande evento che raccoglie le eccellenze, vengono premiate nelle varie categorie, che ne so, giornalismo, sport, arte, cultura, imprenditoria. Ogni anno una commissione altamente qualificata valuta quali sono stati i meriti di queste persone, di questi professionisti, e vengono premiati proprio la serata del Gran Galà, e quest'anno, ripetiamo, sarà l'11 di marzo presso l'hotel Incontro di Ariano Irpino, ormai la location storica di questo evento. Per l'occasione, per avere un'anticipazione di quello che sarà il premio Sublimitas di quest'anno, noi ci avvaliamo della collaborazione di un emittente speciale straordinaria che ha realizzato proprio in questi giorni l'intervista col promotore di questo premio, il professor Peppino Colarusso, presidente Fibes, che conoscete molto bene, lo abbiamo visto anche live durante la gara del 29 a Palestrina, lo abbiamo anche ascoltato più volte, insomma generalmente sono io che l'ho intervisto, ma questa sera mi avvalgo dei colleghi di questa emittente che hanno una caratteristica che vi spiegherò subito dopo la pubblicità. Entreremo immediatamente in collegamento per ascoltare il loro servizio che hanno realizzato per lanciare questo premio speciale dell'11 marzo. Quindi linea al nostro tecnico del suono e poi torneremo insieme per lanciare questo servizio. A tra poco! Dopo il successo della gara di Palestrina, domenica 26 febbraio il Gran Premio del Lazio ritorna nella provincia di Latina. Ancora un gran salone, elegante, ampio e confortevole per disputare la quarta giornata del campionato di ballo più avvincente. Gran Premio del Lazio, presso il Gran Salone del Satiricon, sulla via Nettunense al chilometro 17.800 ad Aprilia. Gran Premio del Lazio, l'occasione per i club di consolidare le posizioni di classifica. Gran Premio del Lazio, 14 specialità per balli in gruppo, tutte le discipline per balli in coppia. Inoltre festival speciali e soprattutto iscrizioni a quote popolari per consentire la pratica del ballo a tutte le fasce sociali. Gran Premio del Lazio, domenica 26 febbraio presso il Gran Salone del Satiricon di Aprilia. La partecipazione è aperta a tutti, purché tesserati con qualsiasi ente di promozione sportiva. Maggiori informazioni digitando Gran Premio del Lazio nei motori di ricerca. Gran Premio del Lazio, domenica 26 febbraio, vi aspettiamo per vivere insieme una grande giornata di ballo, sport e spettacolo. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo. Riprende un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricco e appassionante con Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV. Un'ampia panoramica sul ballo, la danza e lo spettacolo, con notizie, interviste, servizi per sale da ballo, competizioni, feste di piazza, musica, orchestre e lezioni di ballo. Il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica, inimitabile da ben 18 anni. Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV. Seguila in rete. Quando l'arte del ballo si trasforma magicamente in spettacolo, hai trovato la Fibes. Fibes, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, ente nazionale di promozione sociale e formazione. Fibes, affiliazione di circoli, sale da ballo, scuole e club di ogni ordine e grado, con copertura assicurativa globale. Inoltre, organizzazione di competizioni a tutti i livelli ed eventi nazionali ed internazionali. Entra anche tu nella Fibes. Informazioni alla sede federale di Roma al numero 348 7309
3398 oppure fibesroma@libero.it. Fibes, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. La tua sala da ballo è un patrimonio aziendale che va tutelato. Per questo la tua immagine e il tuo marchio vanno affidati a chi dispone di esperienza e professionalità nel campo della comunicazione. Affida la pubblicità del tuo locale a Musicando il Ballo in TV. Per la pubblicità su Radio Stab, chiama il numero 340 7559 392. Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Torniamo in diretta dai microfoni di Stap Radio, ancora Tony Mantineo come ogni lunedì sera, in replica il giovedì sera però su RDA Radio 1, sempre dalle ore 21 in poi, quindi due occasioni per ascoltarci live, magari per chi si perde la puntata, poi come si dice in podcasting, a seguire tutta la nostra proposta radio e anche televisiva, perché stiamo riprendendo anche attraverso i nostri canali delle web TV l'appuntamento settimanale con appunto il ballo in TV. E adesso, come annunciato, pronti con un servizio speciale, perché vi trasmetto adesso in versione radiofonica un servizio televisivo realizzato dall'emittente Montaguto TV. Dovete sapere che Montaguto è una città dell'Alta Irpinia, quasi ai confini con la Puglia, dove c'è un gruppo di ragazzi decisamente straordinari che hanno creato un telegiornale con notizie, curiosità, approfondimenti, però espresso in rigoroso dialetto montagutese, ed è una cosa speciale, straordinaria. Ragazzi, avete avuto un'idea veramente brillantissima. Io quasi quasi ogni settimana voglio un vostro telegiornale qui attraverso il TG Dance, attraverso il canale Danza, attraverso Stap Radio, perché ragazzi state rivalutando quello che sono i dialetti dell'Italia. Avete avuto, ripeto, un'idea veramente geniale. Ascolteremo il loro servizio, ripeto, in rigoroso dialetto montagudese, realizzata nella città di Grotta Minarda per l'occasione, al presidente Fibes, professor Peppino Colarusso, ideatore di questo premio internazionale Sublimitas. Ma la vogliamo finire? Ma professore Colarusso, lei è già qui, come fa a essere già qui? Ma quanti campioni nazionali ci sono? Come professore, sono tanti campioni nazionali. Quanti sono le federazioni e gli enti di promozione? Ci sono tanti campioni nazionali, no? Ma la vogliamo finire? Ma professore, ma lei non si trovava a Grotta Minarda per questo servizio? E Tony, perché tu metti in evidenza altre organizzazioni o altre cose? Ma no, ma professore, ma quali altre manifestazioni? Vogliamo ascoltare quanto lei ha da dire attraverso il suo servizio qui su Montaguto TV. Ma la vogliamo finire? Ma no, professore, non faccia così. Subito, linea alla regia, ascoltiamo finalmente il servizio. Prego. Allora, io vi commento da studio il servizio che sto vedendo in tempo reale. C'è il globo terrestre, la sigla di Montaguto TV, si vede uno scorcio del paese, la fontana, poi su una panchina lo speaker Francesco Mascolo, che ascolteremo subito, insieme a Michele Antonio Pilla. A marzo 2017 all'hotel Incontro d'Ariane si face lo premio Sublimitas. Già asciuto con che nome da qui capigliano lo premio. Uno è lo giornalista del TG1, Pino Scaccia. Poi sta lo responsabile della comunicazione del Rai 1, Antonio Caggiano, lo giornalista sportivo del TG3 Campania, Gianfranco Coppola, e lo direttore di Mandauto.com, Michele Pilla. Mo chiamo a sentire l'intervista al presidente Peppino Colarusso. Amici di Mandauto, stima Grotta Minarda, insieme a Peppino Colarusso, che è lo presidente della Fibes. Buongiorno Peppi. Buongiorno a tutti, amici, come si suol dire, vicini e lontani. Il mio cordiale saluto. Parlam dello premio Sublimitas. Ecco, questa è un'altra cosa importantissima. Nell'insieme ho creato il premio Sublimitas, alto riconoscimento professionale alla carriera. Arte, cultura, imprenditoria, sport e spettacolo, tutti i settori. Dico questo perché ho voluto creare questo riconoscimento. Ormai siamo al 15° anno del riconoscimento e abbiamo premiato figure altamente professionali, in modo prioritario in quelle nel nostro meraviglioso sud, perché ho creato questo perché si potesse far conoscere, far sapere a tantissime persone che ignorano i valori di tanti soggetti, dico soggetti, che noi abbiamo, come già in precedenza ho detto, abbiamo nel nostro mondo culturale, perché nella nostra grande Irpinia esistono immensi valori
attraverso un insieme di attività professionali. Questo è un premio che viene assegnato solo ed esclusivamente senza invenzioni o scopiazzamenti, che ne ha avuti tanti di scopiazzamenti, ma solo ed esclusivamente per riconoscere e far sapere i valori dei professionisti a cui viene assegnato il premio. Professore, prima di chiudere facciamo un bello saluto in dialetto a tutti i mondautisi in Italia e nel mondo, a tutta la gente dell'Irpinia, a tutti quelli che ci vedono. Un bello saluto in dialetto e ci salutiamo. Amici miei, state per buoni, con noi stiamo meglio di voi e voi state meglio di noi. Grazie, si pregate per noi, noi pregamo per voi. Arrivederci a tutti con l'augurio e tanto bene e a tutta per fine bene. Grande, grande, torniamo in diretta, non si smentisce il professor Colarusso, ma veramente complimenti a questi ragazzi di Montaguto TV per questo telegiornale, questi servizi in dialetto montagutese. Guardate che belle eccellenze che ci sono in Italia, queste lingue straordinarie, sono vere e proprie lingue, questi dialetti che vanno salvaguardati. Complimenti ai ragazzi. Oh, ragazzi, se volete collaborare, noi siamo aperti qui a divulgare questi vostri telegiornali, queste vostre notizie, insomma, possiamo aprire, così come si dice, un tavolo di intesa. Ma la vogliamo finire? Ma sì, professore, abbiamo terminato con il servizio, non si preoccupi, appuntamento allora l'11 di marzo presso Grand Hotel Incontro di Ariano Irpino, anche con tutti noi. Non ti scorda. Oh, Nunziatina, ci mancavi anche tu questa sera. Dovete sapere che Nunziatina Capasso è un'altra ragazza che ha velleità artistiche, che noi abbiamo conosciuto durante i nostri viaggi ad Ariano Irpino. Quando andiamo al Sublimitas ci fermiamo in una nota pasticceria prima della città dei Tre Colli, e lì Nunziatina, che lavora in questo locale, ci offre le sfogliatelle, ci offre le frolle, insomma tutte quelle golosità che noi qui a Roma non abbiamo. In cambio Nunziatina mi chiede: ma posso venire a trasmettere alla vostra radio, perché ha queste velleità artistiche di fare la conduttrice radio televisiva e vuoi fare pubblicità? Lei, come sentite, ogni tanto si intromette perché ha questa voglia di creare qui gli spot, meglio dire gli station break qui della radio, e qualche volta gli ho fatto fare anche dei provini tra una sfogliatella e l'altra, no? Chiama un numero sovraimpresso. E quindi, come sentite, è una ventata di gioia che Nunziatina ogni volta dà nella nostra trasmissione. Cocco dei mamma, e vuoi fare pubblicità? Chiama Musicando. E allora chiamate Musicando. Ciao Nunziatina, alla prossima occasione. Ciao, come dici? Ciao allora. Bene, torniamo a noi. Abbiamo ironizzato, ma è questa la nostra caratteristica di Cantando, Ballando e Musicando il Ballo Erario. Siamo pronti per la seconda parte del programma, entrando subito nell'argomento che meglio ci rappresenta: il ballo e la danza. Per la pubblicità su Radio Stop chiama il numero 340 7559 392. Non ci lasciare. La scelta vincente. È musica, è sport, è informazione, è spettacolo. Ancora in diretta con Stop Radio e RDA Radio per la puntata numero 94 del Ballo in Radio, per l'appunto, e quindi prossimamente anche Ballo in TV. Mi stava dando un'informazione il nostro tecnico che durante la prima parte, mentre ero in diretta, abbiamo avuto la cosiddetta ridondanza, quindi abbiamo avuto un ritardo pauroso nella messa in onda, per cui ascolterete per una parte del programma qualcosa che è stato già trasmesso, ma comunque adesso siamo regolarmente in diretta. Sono le 21:33 minuti primi di questa giornata, di questo lunedì 6 di febbraio, ancora in diretta per continuare la nostra trasmissione con notizie e informazioni, a questo punto sul ballo e la danza. Come abbiamo annunciato nel nostro banner, che è pubblicato adesso in tempo reale sul gruppo pubblico Amici di Musicando, avevo annunciato che parlavamo del Gran Premio del Lazio che si è svolto il 29 di gennaio scorso. Sul sito ufficiale del coordinamento Roma della FIBES sono già state pubblicate le classifiche e i risultati di gara. Io volevo dare un'occhiata e commentarli anche con voi, e poi magari darvi immediatamente le notizie che riguardano la competizione prossima, il quarto turno del 26 di febbraio presso il Satiricon di Aprilia. Allora andiamo ad aprire la pagina che riguarda e io vorrei vedere i risultati di gara. Ecco, se cortesemente il nostro tecnico mi aiuta, si sta aprendo lentamente perché abbiamo connessione lenta
Ricordo abbiamo avuto un problema di ridondanza una ventina di minuti fa, auguriamo che riusciamo a trasmettere fino al termine. È qualche tempo che non riusciamo mai a completare una puntata senza problemi tecnici, da quando abbiamo istituito la sede nuova. Proprio in questa sede nuova pare che non si riesce a trasmettere bene come nella sede vecchia. Allora adesso cominciamo a parlare di ballo, risultati della terza giornata del campionato di ballo del 29 gennaio a Palestrina presso il Salone, Gran Salone Rondinella Planet Dance, Festival dei Ricordi. E qui c'è un club che la fa da padrona, perché sono diversi club che nel corso degli anni hanno proposto quelle 50 canzoni che come coordinamento di Roma della FIBES abbiamo ricavato per creare quello che sono state, secondo noi, le canzoni più gettonate dall'anno 2000 fino al 2010. Il periodo che secondo noi ha caratterizzato al meglio l'esplosione dei balli di gruppo, perché dopo noi pensiamo, da quello che tocchiamo con mano, che valutiamo, che c'è stato un po' un appiattimento di questa disciplina. Le motivazioni, le caratteristiche ve le ho date più volte nelle puntate precedenti, non vorrei farvi l'analisi dei problemi dei balli di gruppo, ma volevo dirvi che questo festival serve per, come revival coreografico, per tramandare alle generazioni future quello che sono stati i successi musicali e le coreografie. Qui la Patti Dance, club di Gallicano, molto importante, molto forte, perché la fa da padrona non solamente al Gran Premio del Lazio, ma si comporta bene anche quando va in competizioni di altri enti. È quasi una sorta di Juventus calcistica del campionato di ballo praticamente. E quindi diamo anche l'invito ad altri club che vogliono entrare magari per sfidare l'egemonia della Patti Dance di partecipare già dal 26 al Gran Premio del Lazio di Aprilia. La Patti Dance a Palestrina, per quanto riguarda il Festival dei Ricordi, ha presentato il brano Baila Mi Ritmo di Laona, più o meno era dell'anno 2002, quindi con la stessa coreografia, totalizzato in tempo musicale 30, quindi il massimo, perché sono 5 giudici che votano da 1 a 6, quindi 6 per 5 fa 30, quindi su tempo musicale sono andati perfetti. Su sincronia 26 e 5, quindi un po' meno, molto bene sulla tecnica 28 e 5 su 30, molto meglio in stile solamente 29.5 su 30, e quindi hanno totalizzato 114 punti e qui in classifica sono totalmente primi. L'altra categoria che volevo analizzare, quindi facciamo anche una sorta di commento, perché io penso che attraverso l'esposizione dei punti, delle classifiche, parlandovi del campionato, gli altri club, altri maestri, altri addetti ai lavori possono comprendere meglio il funzionamento di questo campionato straordinario che è nato nel 1999 e che ha questa caratteristica nel giudicare i gruppi con quattro criteri che sono tempo, sincronia, tecnica e stile, con punti da 1 a 6. Apriamo adesso la tabella, il quadro della Somblera Fitness. Da quest'anno si è creata una categoria dedicata a quei club, a quelle scuole, a quelle palestre che praticano praticamente il fitness come, possiamo dire, attività anche di ballo. Alla fine, quando c'è un brano musicale e quando ci sono persone che si muovono sopra questa ritmica, è sicuramente un balletto. Poi lo potete chiamare fitness sincronizzato, lo potete dare tutti i nomi che volete, ma alla fine è sempre un balletto. Negli anni passati il fitness nel Gran Premio del Lazio era inserito negli altri balli, poi molti mesi, a torto a mio avviso, si sono lamentati perché dicono no, ma è diverso, no, è diverso, quindi non può competere con noi che magari facciamo lo stile latino, che facciamo lo stile dance. Però io, cari maestri, vi dico che alla fine il fitness, il zumba, le situazioni parallele sono un mix di balli, è come se fanno uno zibaldone, perché c'è del merengue, c'è del latino. E possono, a mio avviso, rientrare a fare la gara con gli altri stili, anche perché il Gran Premio del Lazio, lo ripeto sempre, è una gara di coreografie libere, quindi non c'è la disciplina o lo stile musicale che ti dà la categoria. La coreografia è libera, come l'autore della canzone che scrive liberamente su ispirazione quello che sono fraseggi musicali e fraseggi di testo letterario. Parimenti la coreografia.
E comunque però per accontentare questi maestri un po' così esigenti, e soprattutto visto che la FIBES ha una disciplina che si chiama somblera, registrata anche all'università come attività psicofisico-motoria, abbiamo deciso quindi di estrapolarla quest'anno e creare la somblera fitness. Sono in competizione da qualche tempo due club. Uno è la DS Italo Svevo di Roma, che ha esordito il 29 a Palestrina, e prima ancora ha esordito l'Happy Dance di Fisterna, che si stanno comportando molto bene, sono primi in classifica, e vi do i risultati della somblera di coloro che fanno il fitness che hanno ottenuto nella gara di Palestrina. Il club Italo Svevo del maestro Andrea Stella ha vinto la partita praticamente con 113-5 contro 102-5 dell'Happy Dance, totalizzando 30 in tempo musicale, 28 in sincronia, 26-5 in tecnica e 29 in stile. Ricordiamo che il massimo è 30, e per cui più o meno, a mio avviso, le squadre si equivalgono nei risultati. È chiaro che quel punticino in più o quel punticino in meno crea poi la vittoria, ma a mio avviso, visto il comportamento tecnico nella pista, sono pari. Poi è chiaro, la gara è gara, c'è un punteggio, c'è una valutazione, e vince questo o quello. Invece l'Happy Dance 102.5 totalizzando tempo musicale 30, sincronia 26, tecnica 21.5 e stile 24. Comunque, anche se meno della Italo Svevo, ottima prestazione. Scendiamo qui il tabellino, se volete leggerlo insieme a me dovete andare su questo sito fibsroma.altervista.org. Potete leggere e commentare, perché è un conto che ascoltate la mia voce, ma un conto se ascoltando la mia voce potete insieme a me visualizzare gli schemi, i quadri di queste classifiche. C'è la categoria audizione. L'audizione praticamente nel Gran Premio del Lazio sostituisce l'esibizione, tu la fai in piazza, ti esibisci davanti a un pubblico e vieni solamente applaudito. Invece al Gran Premio del Lazio c'è un punteggio, quindi come se fosse una gara, come se fosse un esame. Io mi presento al Gran Premio del Lazio, non faccio la gara con nessuno, però ho un punteggio e un premio, e quindi praticamente posso vedere quanto valgo, quanto i giudici mi valgono. Si sono presentati tre club in questa categoria 29: la Italo Svevo, che hanno presentato un pezzo Se Toi I Cumbieros, e il brano musicale sul quale hanno fatto la coreografia, si sono comportati molto bene, 118 su 120 praticamente, complimenti. Poi il Centro Studi Bailando 106 hanno totalizzato, e Danza la Luna di Latina con è un ex aequo 106, però ognuno praticamente viene premiato per conto suo. Non fanno la gara questi tre che ci stanno chiamando, vediamo un attimo, siamo in diretta, non possiamo rispondere perché siamo alla radio, pregherei il nostro tecnico di prendere eventualmente le telefonate. Andiamo su un'altra categoria importante del Gran Premio del Lazio, ed è la coreografie libere per ballerini solisti. Ci sono dei ballerini che si vogliono esibire o vogliono fare una gara da soli, quindi senza gruppo. Questa è una vecchia idea che sviluppiamo ormai da tanti anni. Abbiamo due categorie, juniores e seniores. Però stiamo pensando, adesso se insieme a me andate a vedere i punteggi, che o di età inferiore o di età superiore si equivalgono, perché una ballerina come Giorgia Garbellini, che ha partecipato domenica 29, ha totalizzato 89 punti, mentre una ballerina di seniores un po' più grande 88 punti, un punto di meno. E questo è un aspetto tecnico che io volevo discuterne qui alla radio per voi maestri, quando dite quello è più piccolo e più avvantaggiato del ballerino più grande, perché la gioventù nel ballo si sente maggiormente la freschezza atletica e fisica. Invece attraverso questo punteggio, questo criterio, si possono far competere insieme diverse età, perché se noi diamo un punteggio massimo di 90, perché qui sono tre criteri, ovviamente non c'è la sincronia rispetto al gruppo, si vota solo tempo, tecnica e stile, perché la sincronia bisogna essere almeno due per valutare questo criterio, da soli con chi va in sincrono non è nessuno vicino. Allora sono 30, 60, 90, il massimo è 90 punti, quindi 90 punti
li può prendere sia un giovane che un meno giovane se bravo. Ecco perché insieme diverse età, con questo sistema di inquadramento della valutazione del ballo dei campioni del Lazio, possono fare la gara insieme diverse categorie di età. Perché qui la signora che ha fatto la danza in seniores ha preso 88 punti, la più giovane 89, ha vinto solamente di un punto, quindi sono quasi quali. Allora noi abbiamo pensato che già dal prossimo anno di unificare le categorie, di fare la categoria unica, perché qui sono proprio i risultati, ci sembra veramente sprecato non far competere le ballerine, diciamo, nella stessa categoria. Stessa cosa invece per le coppie soliste, ci sono coppie che presentano vari stili di danza libera, che ne so, il passo a due, oppure i famosi show dance, le danze orientali. Nella giornata del 29 ha vinto una coppia straordinaria che è stata anche a Sanremo al Teatro Ariston durante il Festival delle Orchestre, ha fatto delle esibizioni particolari e pensare, ha vinto con 119 punti su 120, mancava solamente un punto per l'Emplane, perché 30 in tempo, 30 in sincronia e sì, perché sono due, ci sono quattro criteri per cui 120 invece che 90 nelle ballerine singole, e in stile 29 invece che 30, per un punto non hanno fatto in play, quindi bravissimi, hanno battuto il Danza alla Luna che ha totalizzato 105, sono arrivate seconde le ballerine Antonia e Annalisa Eramo delle club Danza alla Luna di Latina, che tra l'altro sono state campionesse regionali nel campionato scorso. Adesso vi presento la tabella della categoria libera, e qui ragazzi devo sempre fare informazione per quei maestri di ballo che dicono l'età, ma se è sport, e questo è un gioco di squadra, uno sport di squadra, le classi di età in una squadra di calcio sono miste, c'è il giovane di 20 anni, c'è il mediano di 25-30, ci sono anche calciatori intorno a 39-40 anni che giocano insieme, fanno gioco di squadra. Non si capisce perché, e questo me lo dovete spiegare, non si può fare altrettanto nel ballo. Noi l'abbiamo fatta già da diversi anni, abbiamo istituito questa categoria libera dove i club presentano squadre con età variegata, come il calcio, quindi c'è il giovane, c'è il meno giovane, insieme fanno la squadra e partecipano in questa categoria. Abbiamo una bella competizione come ogni anno, perché ci sono dei club e dei maestri che hanno capito questa bella cosa, anche perché magari non hanno i ballerini nella scuola tutti della stessa età per fare la gara di categoria di età, allora quindi si avvalgono della categoria libera. L'abbiamo creata proprio apposta per quei club che non hanno tutti i ballerini della stessa età, ed è una cosa bellissima questa. Allora la classifica è stata vinta qui la giornata dal club Danza e Benessere di Roma, che ha esordito al Gran Premio del Lazio, ha vinto con 233 punti e mezzo, con 220 punti il centro studi Bailando, che però conduce la classifica ranking, e poi al terzo posto Danza alla Luna di Latina, che hanno presentato un flamenco arabo e un altro ballo di danza araba. Quindi complimenti a Danza e Benessere, che hanno presentato un vero e proprio musical. Anche qui lì la proposta della coreografia è libera, si può presentare in qualsiasi stile di ballo. Quindi ripeto, queste sono gare di coreografie libere. Grande movimento invece in seconda categoria. Seconda categoria si ballano due balli, ovviamente come nella categoria libera, si sommano poi i punti del primo con i punti del secondo ballo. E qui abbiamo la categoria Pulcini, proprio gli under 7 del club Happy Dance, che primeggiano in classifica. Poi nelle giovanili under 10 quest'anno se la battono Happy Dance e Patti Dance, che sono già campioni regionali dello scorso anno, hanno vinto il Gran Premio del Lazio, la Patti Dance dell'Under 10, ha vinto poi anche altre categorie. Comunque quest'anno sono arrivate, pensate, 222,5 ha vinto la partita all'Happy Dance, la Patti Dance solamente 218, 3 punti e mezzo di differenza. A mio avviso sono uguali, 3 punti, guardate qui in questo tipo di torneo, sono veramente un'inerzia, però la gara è gara, a nostro avviso sono pari. Già solo per il fatto di presentarsi in questo evento, per me già sono tutti i primi, però la gara è gara, c'è un giudizio, quindi anche se di 3 punti, ragazzi, signori, signore, anche nel calcio si vince uno scudetto per un punto. La gara, lo sport è questo, per un punto si vince un campionato, si vince una coppa, si vince
la Champions, si vince tutto quello che è il torneo sportivo in atletica leggera, i risultati e risultati. E quindi anche qui, cercando di abbattere il famoso buonismo nel ballo, nell'accontentare tutti, specie nelle classi di giovanili, e no, bisogna cominciare a educare lo sport, che c'è chi vince e c'è chi perde. Bisogna anche cercare di far metabolizzare quello che è un secondo posto, che poi è un risultato eccezionale, signori, 3 punti di differenza e niente. E io faccio sempre l'esempio col calcio: quante volte la Roma è arrivata seconda per un punto a un passo dalla vittoria? È un traguardo anche quello. Poi facciamo il parallelismo tra calcio e ballo anche questa sera. Andiamo in Under 50, ci sono 2 club quest'anno, sempre a Pattidense e Pidense, sono nomi assonanti perché poi c'è poca fantasia nel creare questi nomi per i club di ballo, e pertanto la Pattidense la fa da campione 224-5 contro 205. Qui si sommano i punteggi più alto perché nella partita sono 2 i balli di gara, quindi totalizzando 120 e 120 si riesce ad avere 240 praticamente massimo di punteggio. In over 50 c'è stata bella battaglia perché domenica abbiamo avuto Pattidense che ha vinto con 228, ha presentato 2 pezzi, uno antico nel senso fa parte dei ricordi, Muevelo Muevelo, e poi questo nuovo che ha questo titolo così, Yatkats Kalkets, questo è il titolo di questa canzone straordinaria, su quale qui a Roma con lo slang ci si ironizza su questo titolo. Poi invece la Italo Svevo ha presentato Amami Amami e Sofia, ha totalizzato 225,5, ecco 3 punti di differenza, anzi 2,5 punti, 225,5 contro 228, sono pari, però c'è questa differenza dei 3 punti. Invece c'è più scarto con l'Epidense che ha totalizzato 206, comunque per la prima volta al Gran Premio del Lazio è un posto veramente ragguardevole. Guardate, arrivare terzi o quarti qui con questo sistema di giudizio è un successo, e purtroppo ci sono maestri di ballo, ci sono club che dicono: io non vengo al Gran Premio del Lazio perché io mi piazzo terzo, davanti ne ho altri 2, c'è rivalità. Perché c'è questo strano modo di vedere le cose, che essere terzi, avere altri 2 club davanti con la rivalità, ecco, i 2 club sono meglio di me, io debbo prevalere. Non è così, signori. Avere un terzo posto qui, avere altri 2 club davanti, è solamente un caso. Magari se si rigioca la gara è capace che voi li scavalcate. È stato un caso fortuito, perché qui 2,5 punti, non so, se si ripete la gara di ballo è capace che la Italo Svevo supera la Pattidense, perché non so, un giudice magari vede un'infrazione, vede uno stile differente di un ballerino, un fuorisincro, un andare fuori tempo. E c'è anche la variabile nella gara di ballo, come nel calcio c'è il palo, c'è il rigore sbagliato, nella gara di ballo c'è l'errore tecnico che va considerato. Ma non è perché voi in quella gara fate l'errore tecnico siete più scarsi dell'altro club. 228 contro 225,5 siete pari, anche se poi ci stanno 2,5 punti di differenza, dettati magari da una valutazione differente di uno di quei 5 giudici di gara. Che ne so, se magari che ci sono altri 5 giudici, sicuramente il giudizio logicamente è differente, perché il ballo è interpretazione. Il giudice praticamente vota le sensazioni, la comunicazione che voi dalla pista date a chi vi sta guardando, perché qui non dobbiamo buttare la palla in rete o lanciare un'asta a 100 metri, quindi abbiamo una competizione sportiva dal profilo fisico. Qui, attraverso il movimento del corpo su una base musicale, dobbiamo esternare delle sensazioni, comunicare delle cose, delle espressioni a chi ci sta guardando. O capite questo oppure siamo veramente fuori da ogni logica del ballo sportivo. E questo è quanto è accaduto il 29. Poi ci sono le classifiche. Diamo velocemente un'occhiata, così vediamo chi primeggia quest'anno al Gran Premio del Lazio. Apriamo la pagina delle classifiche dal sito ufficiale, e qui noi ci abbiamo messo la nostra filosofia. C'è questo quadro iniziale dove c'è scritto: l'importante non è vincere ma partecipare, con De Gubberten.
lo sport prevede un primo ed un ultimo, nello sport non devi vincere il più bello, ma il più bravo e il più forte, tutti devono competere alla pari secondo le proprie possibilità, sacrificio, agonismo, divertimento, gloria e sconfitta, questi fondamenti dello sport. Se accetti questa filosofia, vieni da noi. Questo è il nostro motto di quest'anno del Gran Premio del Lazio. Allora, vediamo le ranking sul Festival dei Ricordi. Disputate 3 gare, punti 342, la Patti Dance di Gallicano, che ha realizzato le coreografie sui pezzi Deia Chi Mueva Mueva di Sonia Selena, Baila Casanova di Paulina Rubio e Baila Mi Ritmo di Leona. Complimenti alla Patti Dance. A fine torneo, l'8 luglio, ci sarà un mega trofeo, non so, sarà alto più di mezzo metro, che verrà consegnato a chi partecipa al Festival dei Ricordi. Un'altra cosa che voglio dire: non è mai tardi per entrare in gara, perché è vero, ci sono dei club che hanno dei vantaggi perché hanno disputato più giornate, però già entrare adesso e arrivare già a secondi o terzi, acquisire punteggi, vi fa ranking, vi fa, come posso dire, vi fa curriculum. Insomma, entrare in un torneo così prestigioso dal 99 con le ranking, con gli Albo d'Oro, entrare a essere nominati in questa sorta di album, io credo che sia veramente una visibilità importante per voi, una soddisfazione per ballerini, per voi coreografi, per voi che ogni settimana passate ore e ore e ore con i vostri allievi davanti allo specchio a preparare quei balli che nelle ballere non si possono ballare. Fate un lavoro specifico per la gara, e quindi a voi che impegnate tutto questo tempo, questi sacrifici, questa è la nostra risposta, è la nostra proposta, è la nostra soddisfazione che diamo a tutti voi attraverso una ranking. Ecco, c'è poi la fotografia della vostra squadra, tutti i punteggi, potete andare a vedere i risultati e vedere poi dov'è che dovete migliorare, perché quando io vi dico tempo 30, sincronia 29, tecnica 28, stile 24, già sapete quali sono i criteri dove voi dovete migliorare. Andiamo a vedere la ranking della Somblera. Happy Dance ha disputato 2 partite, comanda la classifica con 202 punti, al secondo posto ha disputato una partita la Italo Svevo con 110 punti. Per le coreografie libere, ballerine soliste, classe juniores, primo posto Giorgia Garbellini con 89 punti, pensate, con mezzo punto di differenza, 88,5, la ballerina Martina Ciotola, che ha disputato entrambi e hanno fatto una partita, in classifica e ranking solamente di mezzo punto, ma queste sono brave tutte e due, poi è chiaro, una a mezzo punto in più vince il torneo. Nella classe seniores, la ballerina Ilaria Cippitani, anche lei di classe superiore, però 88 punti, sarebbe terza di mezzo punto se la classe fosse unificata, e ripeto che dal prossimo anno unificheremo queste classi. Per le coreografie libere in coppia abbiamo 3 coppie in competizione. Nella juniores, la coppia Longo Elisabetta e Nacchia Camilla hanno 117 punti e mezzo e comandano la classifica. Nella seniores hanno disputato 2 partite la Antonia Eramo e Annalisa Eramo, le sorelle hanno 206,5, una sola partita però hanno fatto il massimo, 119 su 120, Matteo Grossi e Emanuela Gentili dell'Happy Dance di Cisterna. Complimenti, perché continuando così potete ambire veramente a vincere il titolo. Categoria libera, nella ranking comanda Centro Studi Bailando di Latina con 439 punti, disputate 2 partite, sempre sono gare di ballo, 417,5 la Danza alla Luna, e Danza e Benessere, che ha esordito la volta scorsa, 233,5, disputando appunto solamente una gara. In seconda categoria, qui c'è veramente movimento, i Pulcini della Happy Dance guidano la classifica con 226,5, i giovanili under 10 della Patti Dance di Gallicano comandano la classifica con 445, al secondo posto la Happy Dance con 416. In seniores B under 50, 634 punti per la Patti Dance, che ha disputato tre giornate, 2 giornate per la Happy Dance, e quindi seconda con 402,5. Ricordo che partecipare alle giornate è facoltativo, non siete obbligati a farle tutte e sette, a venire alle gare tutte e sette, ognuno fa quello che può, e questa è la prima regola di una competizione sportiva. Chiudiamo con la over 50, 676 punti per la Patti Dance, quindi si candida già alla vittoria finale, anche se siamo quasi a metà del torneo.
buona posizione, 400 punti per la Happy Dance e 235 punti, terzo posto, per la Italo Svevo di Roma. E questa è la classifica ranking provvisoria alla terza giornata del campionato. Andiamo subito nella home page del sito per darvi le ultime notizie del Gran Premio del Lazio. È stato pubblicato il vademecum informativo per la competizione del 26 febbraio ad Aprilia. Vi leggo qui quanto hanno esposto i colleghi del sito. È già consultabile il vademecum informativo per il quarto turno del Gran Premio del Lazio, che avrà luogo domenica 26 gennaio presso il Gran Salone del Satiricon di Aprilia, in provincia di Latina, sito sulla via Nettunense al chilometro 17.800. Oltre alle note tecniche e comportamentali troverete gli orari di massima di svolgimento delle giornate di gare, che ricordiamo è del tutto indicativo. Infatti, come di norma, da sempre le gare di ballo sono soggette a diverse variabili e questo aspetto non viene molto compreso dai competitori accompagnatori delle ultime generazioni, che non tengono conto del modo articolato e complesso con cui sono organizzate e sviluppate le competizioni di ballo sportivo, che hanno dei propri tempi tecnici di svolgimento e qualche volta sono soggette ad imprevisti particolari, che possono allungare i tempi di svolgimento. Con l'occasione rivolgiamo un caloroso invito a tutti coloro che desiderano partecipare a questo prestigioso campionato nato nel 1999 di staccare la spina per una giornata dal tran tran quotidiano ed assistere con tranquillità a tutte le fasi della giornata di gare, lasciando da parte ogni atteggiamento di impazienza o di frenesia, con ingiustificati inviti nel sollecitare la direzione di gara nello svolgere le sue mansioni. Entrando in quest'ordine di idee, contribuirete a rendere piacevole il vostro soggiorno in una location che peraltro, con il suo gran salone molto accogliente, dispone dei migliori comfort sotto ogni profilo. Grazie a tutti coloro che comprendono i nostri sforzi per rendere accessibile e fruibile a tutte le fasce sociali i vantaggi del benessere psicofisico della pratica del ballo sportivo da competizione. Il vademecum poi dice chiude qui, è consultabile cliccando la colonna eccetera eccetera. Sentito ringraziamento dal coordinatore provinciale FIBES. Allora, ho voluto leggervi questa nota che espone il coordinamento Roma perché durante la gara e ci sono sempre delle solite persone, poche per fortuna, che però pressano la direzione di gara. Ma noi all'una e mezza dobbiamo andare a pranzo in famiglia, siamo invitati di qua, non si può fare subito. Signori, la gara sportiva è gara sportiva. Perché voi avete fretta, magari in una gara di calcio dite all'arbitro senti, puoi far prima la partita perché io devo andare via. Insomma, ci vuole anche un attimo di... come posso dire, di saper comprendere dove uno va a svolgere la giornata. C'è una gara, tu non puoi pretendere che la gara accelera perché tu hai da fare. Allora bisogna cominciare a rispondere: non ci venite se avete altre cose da fare durante la giornata, perché le vostre esigenze personali o di famiglia non possono, diciamo, come possiamo dire, accelerare o diciamo creare della frenesia a una massa di persone. Cioè, per una persona non possiamo scontentare 100 persone, 200 persone che sono lì nel palazzetto. Ecco, questo deve essere logico, deve essere un ragionamento che va nella civiltà. Allora, se io ho dei problemi, so che alle 2 devo andare da una parte, non ci vengo alla gara, non ce lo porto il ragazzo alla gara. Nella vita bisogna fare delle scelte, cercare di accontentare tutti col buonismo. Questo perché ci siamo accorti che negli anni passati la direzione di gara cercava un po' di accontentare tutti e non è possibile, proprio umanamente, a livello umano, non è possibile accontentare tutti. Ci sono delle regole, le regole vanno rispettate. È una gara sportiva come tutte le altre e per esigenze personali di pochi non si possono scontentare la maggior parte di chi viene magari appositamente a fare la gara, a prendere dei risultati, a prendere un premio. Io credo che questo sia
la prima cosa da mettere in chiaro con chi partecipa alla gara. E questo, chi è il referente che poi deve dare queste informazioni ai partecipanti e ai fruttori? Il maestro, il responsabile del club, che si deve informare con l'organizzatore della gara su come è impostata la gara stessa. Quindi prendere tutte le informazioni e poi andare al suo club e dire: signori, noi andiamo lì, succede questo, questo e questo, funziona così, 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 chi vuole venire, però le condizioni sono queste. No, e io vengo però vado via, io vengo però voglio la coppa subito, voglio essere premiato subito. E purtroppo noi da italiani abbiamo questo modo di fare, e così non ci porta da nessuna parte, così non si cresce né professionalmente, non si cresce dal punto di vista del tessuto sociale, che si disgrega poi così. Ecco, quindi cerchiamo in qualche modo di collaborare. Quindi faccio appello ai maestri, che sono i maestri tramite i comunicatori di quello che accade in questo tipo di competizioni. Ma questo vale per la FIBES, ma vale per la FIDES, vale per la FTD, vale per tutti. Quindi proprio entrare in questo spirito di consapevolezza, che io quella domenica devo andare alla gara, e allora io devo andare tranquillo, non posso andare con la fretta, che a una certa ora devo andare via perché c'ho da fare. Non ci venite, non ci va, non si possono fare due cose insieme, umanamente impossibile. Poi, se scorriamo il sito, c'è anche un video promo della gara di Aprilia, che abbiamo ascoltato anche qui a Stapp Radio. Poi altre informazioni, non c'è niente di nuovo per il momento. Io mi fermerei un attimo qui, darei immediatamente la linea al nostro tecnico del suono per il secondo blocco pubblicitario. Un bicchiere d'acqua, giustamente credo che me lo merito, perché sono quasi mezz'ora che parlo di continuo, e poi torniamo ancora per altri argomenti che vengono trattati qui dalla puntata di oggi, la numero 94 di Musicando il Ballo e Radio. A tra poco. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo! Dopo il successo della gara di Palestrina, domenica 26 febbraio il Gran Premio del Lazio ritorna nella provincia di Latina. Ancora un gran salone, elegante, ampio e confortevole per disputare la quarta giornata del campionato di ballo più avvincente. Gran Premio del Lazio, presso il Gran Salone del Satiricon, sulla via Nettunense al chilometro 17.800 ad Aprilia. Gran Premio del Lazio, l'occasione per i club di consolidare le posizioni di classifica. Gran Premio del Lazio, 14 specialità per balli in gruppo, tutte le discipline per balli in coppia, inoltre festival speciali e soprattutto iscrizioni a quote popolari per consentire la pratica del ballo a tutte le fasce sociali. Gran Premio del Lazio, domenica 26 febbraio presso il Gran Salone del Satiricon di Aprilia. La partecipazione è aperta a tutti, purché tesserati con qualsiasi ente di promozione sportiva. Maggiori informazioni digitando Gran Premio del Lazio nei motori di ricerca. Gran Premio del Lazio, domenica 26 febbraio, vi aspettiamo per vivere insieme una grande giornata di ballo, sport e spettacolo. Riprende un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricco e appassionante con Cantando, Ballando e Musicando il Ballo in TV. Un'ampia panoramica sul ballo, la danza e lo spettacolo, con notizie, interviste, servizi per sale da ballo, competizioni, feste di piazza, musica, orchestre e lezioni di ballo. Il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica, inimitabile da ben 18 anni. Cantando, Ballando e Musicando il Ballo in TV. Seguila in rete. La tua sala da ballo è un patrimonio aziendale che va tutelato. Per questo la tua immagine e il tuo marchio vanno affidati a chi dispone di esperienza e professionalità nel campo della comunicazione. Affida la pubblicità del tuo locale a Musicando il Ballo in TV. Per la pubblicità su Radio Stapp chiama il numero 340 75 59 392. Sei all'ascolto di Musicando il Ballo in Radio. Torniamo in diretta da Stapp Radio il lunedì dalle ore 21 alle ore 23, però vediamo se stasera facciamo 90 minuti, e poi in replica il giovedì su RDA Radio 1 di Roberto De Angelis. Anche qui siamo molto ascoltati su ambedue i canali, e prossimamente torneremo anche su Radio Ballerina One.
Tornando alle competizioni di ballo, parlandovi di questo campionato che sta facendo discutere, quello, non so perché in questi ultimi anni si discute molto del Gran Premio del Lazio, io vi posso dire, abbiamo anche delle notizie così che ci arrivano da voci di corridoio, ma sono attendibili, che stanno per nascere altre due federazioni di ballo. Non so quante ce ne sono, se aprite i siti internet saranno 20-30, non lo so. Beh, prossimamente, già dalla prossima stagione, vi posso dire che ce ne saranno altre due nuove di zecca, che faranno altro tipo di gare, di competizioni, non lo so. E beh, quindi un settore ancora più frastagliato, questo perché ognuno ha le sue idee, le sviluppa liberamente, ma il mondo è bello perché è vario, su questo non ci sono dubbi. Ora, quello che io volevo parlarvi ancora del Gran Premio del Lazio è quello che sono le 14 categorie, e soffermarmi questa sera su due categorie importanti. Una è il campionato CSA, che si svolge all'interno del Gran Premio del Lazio, perché il Gran Premio del Lazio è il titolone grande, lo scatolone grande, che all'interno ha categoria libera, seconda categoria, categoria somblera fitness, categoria audizione, poi all'interno Festival dei Ricordi, tante musical, quant'altro, le situazioni diciamo più normali, e poi c'è questa bellezza, che per me è una bellezza, è il campionato CSA, riservato ai centri anziani sociali e oratori. Ora, all'interno di questi CSA, centri sociali anziani, ci sono vere e proprie balere, scuole di ballo, maestre. A me però una cosa mi dispiace dirlo e la devo dire, perché se sono un programma di informazione, il primo programma di informazione dal 98 che vi dice quello che gli altri non dicono, il nostro motto, vi devo dire anche, cari maestri di ballo, carissimi centri anziani, che molti là dentro lavorano in sottobanco, come posso dire, lavorano all'oscuro, ecco, all'oscuro lavorano, sotto ogni profilo, ci siamo capiti. Fate attenzione, mi sono accorto di questo perché ne ho girati parecchi a Roma, sono 198, sono una cosa incredibile i centri che ci sono a Roma, senza contare quelli della provincia. E all'interno di questi centri, parlando poi con i maestri quando li vado a visitare, perché lo scorso anno ci mandavo Armando Marcelli, quest'anno ci vado io, perché è un conto che mi riportano le notizie, ma quest'anno ho voluto io con le mie orecchie sentire che cosa mi raccontano i colleghi maestri o i presidenti dei centri o come funziona all'interno di questi CSA. A prescindere dai coordinatori che dei centri anziani, che insomma ci sarebbe molto da dire su come coordinano poi con l'esterno, con gli altri centri eccetera, ma questo è un altro paio di maniche, è più politica la questione. Il discorso che riguarda il ballo è che certi maestri hanno paura di uscire, sono proprio i maestri che non invogliano i loro signori, i loro ragazzi ad andare fuori, un po' perché hanno paura loro, perché lavorano all'oscuro in questi centri, quindi hanno paura proprio di mettersi in evidenza, di far sapere che loro stanno là dentro. E un'altra cosa ancora, hanno paura un po' di sfigurare, e poi non incentivano questi giovanotti. Io conosco giovanotti che vorrebbero magari fare delle cose, i loro maestri gli impediscono questo. Per esempio, in un centro anziani della zona di Viale Marconi, non vi dico quale, ce ne sono tanti, ho contattato il maestro, ho lasciato la brochure, tutto quanto, e questo maestro non viene a fare il campionato CSA che sviluppiamo da 4 anni. Lo sapete che è successo? Che due ballerini che frequentavano questo centro anziani hanno detto: ma il maestro non mi porta. Ci hanno chiamato, ma possiamo venire noi da soli a fare la gara? E come, non potete venire? Se sono fatti la tessera, se sono fatti l'assicurazione, se sono segnati all'ASI, e vengono a fare le gare da soli. Allora, se ci sono nei centri persone iscritte ai centri e il loro maestro gli impedisce di venire alle gare, venite voi da soli, fate una coppia. Prendete 4 amiche, vi do una dritta, prendete 4 amiche, 4, 5, 6 amiche, fate un gruppetto, vi fate 2 balletti, anche in Alligalli, anche in Mambo, venite da noi, vi facciamo la tessera, l'assicurazione, e fate voi, quello che il vostro maestro vi impedisce di farlo, lo fate voi, da soli,
in maniera autonoma. Ecco, la cosa importante è che vi tesserate con l'ente di promozione sportiva, che quindi siete in regola con la legge nell'avere la RTC obbligatoria, e con la tessera, signori, potete fare quello che, una volta che voi vi fate la tessera dell'ente, che costa una sciocchezza, signori, costa poco più di un caffè, e voi avete fatto bingo, cioè, il mio messo non mi porta, e ci vado io. E così nei centri adesso stiamo mettendo, non ci guardano molto bene né i maestri né gli apecheri, e questi qui vengono a scompigliare quello che è il nostro lavoro. Allora, cari amici maestri, o vi passate una mano per la coscienza, perché per le decisioni di uno non potete condizionare 50-100 persone, quelle che sono nei centri, o portarle soltanto alla girarella al santuario. C'è molto da fare. Perché non fate socializzare i vostri giovanotti con i ragazzi che poi ci sono alle nostre gare? Perché noi non facciamo ballare in maniera ghettizzante solamente quelli di una certa età, quelli over 50, over 60, a una certa età col palazzetto vuoto. No, li facciamo ballare con i giovani quando il palazzetto è pieno, perché bisogna creare il tessuto sociale, l'unità delle fasce. E quindi ci siamo creati sta bella idea che balla prima un gruppo di giovani e poi un gruppo di adulti, così tutti aspettano, la gara va avanti in maniera omogenea e non si viene a creare quelle cose che noi vediamo, che a un certo punto il palazzetto si svuota perché i giovani vanno via, rimangono gli adulti da soli con le tribune vuote a ballare. Questa è la prima cosa che abbiamo corretto da tanti anni. Ecco perché dire certe cose alla radio sul bar è scomodo. A noi non ci importa niente, noi queste cose le dobbiamo dire perché per onestà intellettuale, se vogliamo essere, mantenere la posizione di leader come programma di comunicazione sul ballo, dobbiamo fare questa. Perché scriviamo trasmissione di controinformazione? Perché questa è la controinformazione, è questa. Cioè, ci sono maestri che lavorano all'oscuro, che lavorano in certi posti e non permettono la crescita ai loro allievi. Andare in una gara di ballo è un fattore di crescita emotiva, psicologica, psicofisica, atletica, ma soprattutto il profilo emozionale è quello che conta. Oltre ai giovani che quando sentono l'inno nazionale, quando vedono quel cerimoniale così, guardate, quello che ti rimane quando tu sei giovanissimo, te lo porti avanti tutta la vita. E guardate che il ballo, che se fatto bene, se sviluppato bene da certi enti, da certe federazioni, è altamente educativo. Stavo parlando con un professore della Campania che ha inserito il ballo a posto dell'educazione fisica all'interno delle loro scuole, che mi stava raccontando che dove ha inserito il ballo sono calati drasticamente i fenomeni di bullismo, anche degli scherni fra maschio e femmina. C'è un rispetto che è notevole. Perché? Perché lo sport è educazione, e questo dovrebbe venire dai politici nel facilitare il ballo, lo sport e le attività sportive all'interno degli istituti pubblici. Dove questo non avviene a livello politico, ci pensano i privati, ci pensano le federazioni, ci pensa la FIBES, ci pensano gli altri, non solo, un po' tutti coloro che hanno capito che in qualche modo bisogna riportare lo sport attraverso i giovani. Meglio ancora se lo sport, se l'attività motoria, la facciamo sviluppare alle persone adulte. E guardate che non basta solamente stare dentro al centro anziani, dentro quelle quattro mura, con persone della stessa età due volte alla settimana e poi il sabato a Fabalera dentro al centro anziani, perché in quel modo ci si impoverisce, si diventa amorfi, perché stai sempre nello stesso posto, non socializzi, non vai fuori, non vedi quello che c'è all'esterno di quel contesto e diventa ghettizzante. Ora, noi cerchiamo di far capire questo ai singoli fruitori dei centri, come per esempio facciamo capire a coloro che frequentano un certo tipo di scuola di ballo anche, che se il vostro maestro non vi porta in certi contesti, voi cambiate, perché i soldi sono vostri. Non è che voi siete pagati dal club per fare la gara come nel calcio.
la Roma e la Società Sportiva Roma che paga i calciatori. Nel ballo no, siete voi che pagate il maestro, che pagate il club per praticare l'attività. Quindi siamo proprio al contrario, proprio tutto sbagliato come attività sportiva. Siamo a livello di dilettantismo, dove io per sviluppare l'attività psicofisica devo pagare. Oltretutto devo anche stare in regola con la legge, perché devo avere la RTC obbligatoria, e questo molti non lo sanno. Signori, molti maestri di ballo, quando io li incontro, mi faccio: senti, ma tu, poi ci diamo del tu, ce l'hai l'RTC? No, ma io ce l'ho, Guarda che tu come maestro devi avere l'RTC personale. Tu che insegni ballo dentro al centro, che fai qualsiasi cosa, devi avere la tua RTC personale. No, ma io... Continuate così. Vedete, in Italia, no? Poi quando succede una disgrazia vanno a ripescare in modo retroattivo quello che sono i problemi, no? Quindi allora prevenire è meglio che curare. Quindi campionato CSA. Noi mettiamo le bandiere perché il 26 di febbraio al Satiricon riusciamo finalmente a esordire quest'anno col campionato CSA. Ci sono voluto io, che sono andato in giro in questi centri e ho proposto alcune cose, ho fatto questi discorsi che sto facendo alla radio, li ho fatti a questi centri che verranno, e pare che quindi ho cominciato a stappare le orecchie a certe persone, perché poi c'è qualcuno che da anni organizza un campionato ufficiale federale per queste situazioni che hanno catturato proprio il ballo, hanno fatto concorrenza spietata alle scuole di ballo, alle balere, nei paesi, nei comuni. Ci sono addirittura oratori che svolgono proprio un vero e proprio lavoro di scuola di ballo e di balera. Balere perché stanno chiudendo? Anche perché hanno questo tipo di concorrenza particolare, agevolata, e il ballo sta andando purtroppo in un certo modo anche per questo. Ora, io sto andando anche contro il pensiero di alcuni, anche all'interno del mio ente. Io sono convinto, anche perché giro con la televisione, con le telecamere, sono sempre on the road a captare quello che sono i sentori di un sistema che è depresso come il ballo. E io ve lo dico e ve lo ripeto, perché a forza di dirlo in ogni puntata, forse come goccia cinese si riesce a far qualcosa per il ballo. E quindi qual è la salvezza per la scuola di ballo, per il centro anziani, è quello di creare all'interno i competitori per la gara di ballo e le persone, la scuola di ballo per chi vuole semplicemente andare a ballare il sabato sera, che poi chi fa la gara di ballo può anche ballare in balera, chi va a imparare il ballo per la balera non può fare ovviamente la gara. E questo la salvezza. Ora ve lo faccio raccontare poi le prossime volte, magari al telefono oppure con intervista, quanto mi ha raccontato il maestro Armando Marcelli, che conoscete bene qui di casa, nostro commissario di gara. Anche lui insegna a delle coppie che da tanti anni imparano da lui. Un giorno, proprio settimane fa, li ha messi davanti al tavolino e gli ha detto: signori, io non vi insegno più niente, potete andare. Questi si sono meravigliati, dice: ma Armando è diventato pazzo, come mai, ci vuol mandare via, perché? Dice: ma tutte queste figurazioni che io vi sto insegnando, tutte queste belle cose, voi che cosa ci fate? Il sabato sera non andate a ballare in balera, le tenete per voi. Questi competitori, questi signori hanno detto, questa coppia ha detto: ma noi ci divertiamo così. Dice: no, voi dovete andare alla gara a far vedere queste belle cose che io vi ho insegnato, a mostrarle, a provarle in gara. Ma noi ci vergogniamo qua e là. Cioè, se voi non fate qui, io non vi insegno più niente, tanto io non è con voi che vado avanti a fare il maestro. Dopo una settimana questi signori hanno preso coscienza, sono andati dal maestro Armando e gli hanno detto: ma sai Armando, c'hai perfettamente ragione su questo che tu ci hai detto, ci hai fatto riflettere. Noi ci segniamo, facciamo la tessera federale, noi ci segniamo l'assicurazione eccetera e andiamo a fare la gara. E questi ancora ci ringraziano. Questo perché è venuta dalla sensibilità di un maestro che ha capito che il suo futuro, se vuole mantenere una scuola, è quello di i suoi insegnamenti devono trovare poi uno sviluppo
un'espressione da qualche parte, perché se una coppia va 10 anni a scuola, me lo dica lo slang romano, perché oltre ad essere torinese so parlare anche lo slang romano, perché se queste persone che frequentano una scuola di ballo per 10 anni e quelle figurazioni, tutte quelle belle cose che hanno imparato, non le portano fuori, che cosa vanno a fare a scuola di ballo, sprecando una marea di soldi, di tempo e quant'altro? E questo sarebbe un discorso che ogni maestro di ballo dovrebbe indirizzare ai suoi allievi, per il bene della scuola sua, perché così c'è un incentivo, una carica, e poi perché il competitore stesso trova giovamento. Poi questi signori che sono venuti alla gara a Palestrina, hanno detto, ma sono rimasti emozionati, entusiasti, perché poi la competizione ha quel fascino, riesce a dare quell'emozione, quel fascino, quell'emozionalità che il famoso sale dell'incentivo della vita, perché se nella vita non ci sono gli obiettivi del lavoro, la famiglia, la casa, tutte queste cose che sono andate perse, e diventiamo persone grette, autoimplodiamo come tessuto sociale. Invece, ecco a che cosa serve la gara di ballo, cosa che magari altri non fanno questo tipo di ragionamento con i loro allievi, perché vabbè, tanto quelli finché vengono mi pagano la lezione privata, io vado avanti, a me che me frega. Questo è il ragionamento non in prospettiva di alcuni colleghi maestri di ballo che dirigono la scuola, e poi questi maestri stanno sempre a cambiare, una volta insegnano lì, poi li chiudono perché hanno 3 coppie, poi vanno da un'altra parte che ce n'hanno 6, li chiudono, non va bene, stanno sempre a cambiare, proprio perché non fanno un discorso professionale improntato sotto questo tipo. E quindi se questo pazzoide del Tony Mantineo che vi sta parlando vi fa questo lavoro e soprattutto vi impronta questa analisi, lo fa a beneficio del ballo, io lo faccio per voi nel tentativo di darvi quelle indicazioni, quei consigli così disinteressati a favore del ballo, per la crescita del settore, perché il settore va male per questo. Così è stata la mancanza dei giovani, i vivai dei giovani, perché in competizione gli abbiamo gli over 60 e 70, over 70, ragazzi, uno sport che ha gli over 70, siamo solo noi del ballo, e tranne qualcuno che fa la maratona, che fa qualche altra cosa del genere, non è possibile questo. E poi è uno sport impegnativo, perché è attività psicofisico-motoria, 3 cose mette insieme il ballo, è uno sport quasi completo. Ecco perché io insisto a quei colleghi, sono tanti che ci ascoltano qui alla radio, sono tanti che poi magari qualcuno ultimamente spegnisce, vabbè, questi non li sentiamo più perché diventiamo scomodi se parliamo così, e invece queste persone che ci credono conduttori, operatori scomodi, noi tutti questi discorsi, queste operazioni, ci mettiamo del nostro, ci mettiamo la faccia, lo facciamo per voi. Tanti maestri si stanno ricredendo e ci stanno ringraziando, quei maestri che stanno comprendendo, ma Tony, Armando, avevate ragione a fare il valzer brillante, a fare il foxtrot, ma sapete, noi adesso abbiamo 6 coppie in più che sono curiose se vogliono si vogliono imparare sto valzer brillante. Ci hanno detto, dice, ma noi questo qui lo balliamo in piazza quando andiamo in vacanza. Ecco quali sono gli sviluppi di queste nostre analisi, di questa trasmissione di controinformazione che sviluppiamo settimanalmente. Io credo veramente di fare un buon servizio a tutti coloro che hanno la passione come noi sfrenata. Noi la passione del ballo l'abbiamo nel cuore, noi vorremmo un certo tipo di ballo che non vediamo, perché poi in altre puntate analizzeremo altre problematiche gravi del ballo da gara che per noi. Altro campionato importante all'interno del Gran Premio del Lazio è il cosiddetto campionato APE, ci scherziamo sopra, APE, che è molto significativo come titolo, perché APE sta per autori, produttori, editori. Abbiamo scoperto già da diversi anni che nel mondo del ballo ci sono case editrici, semplici orchestre, musicisti, se andate su YouTube ne trovate a iosa, che scrivono e realizzano musica per ballare nelle balere, nelle gare e quant'altro.
Ma questi signori, ognuno si autoproduce da solo, si mette il suo video su YouTube e pensa così di andare avanti, magari ottiene qualche cliccaggio, qualche centesimo a cliccaggio, quelle cose lì, no? E invece noi pensiamo che creare una vetrina professionale dove la vostra produzione musicale venga presentata da un balletto, da una scuola di ballo, in una competizione dove si realizza un clip, dove si realizza una promozione, il titolo, dove vieni anche tu, dove vieni premiato, dove hai un premio di partecipazione, è un incentivo ed è una bella, ripeto, vetrina per il tuo prodotto musicale. Ora, ne conosco a iosa di orchestra, di cantanti, autori, di editori, e ancora, io lo dico, ancora fanno orecchio da mercante. Perché? Perché come i maestri del ballo pensano di fare tutto da soli, si accontentano, così non vogliono perdere tempo, non lo so. Poi molte motivazioni sono queste che vi ho detto, altre le sto studiando. Così faccio un appello a questi signori e signore anche che scrivono balli di gruppo, musiche, canzoni di balli di gruppo, editori musicali, ecco. Appello, se c'è qualche editore che vuole entrare, qualche casa editrice musicale di musica da ballo che vuole con noi creare qualche cosa di forte, ci contatti subito attraverso, qui vi do l'email, cosediballo@libero.it, è facilissimo, siamo cosediballo@libero.it. ci mandate una vostra segnalazione, ci ho ascoltato la trasmissione, sono un editore, sviluppiamo questo campionato per AP, autori, produttori, editori, una cosa bella. Abbiamo anche il canale video, facciamo la promozione ai vostri pezzi, approfittatene. Qui, anche qui bisogna spingere nel far capire, no? La validità di un progetto, di un prodotto come CSA, però piano piano, guardate, io mi sto accorgendo che alla fine poi, a forza di parlarne, la professionalità, il prodotto fatto bene, alla fine paga tutto, hai quella soddisfazione nel dire stiamo veramente realizzando qualche cosa di utile, di bello per tutto il comparto. Quindi la musica da ballo è fondamentale, perché la gara da ballo senza musica non si può fare la gara, è ovvio. E quindi ecco perché dobbiamo creare un qualche cosa anche a favore degli editori della musica da ballo, delle orchestrine che fanno questi pezzi, ce ne sono tante qui sulla zona di Aprilia. Ogni tanto mi arriva qualche messaggio, qualche clip, mi mandano qualche cosa, però orecchio da mercante quando io magari lancio un'idea molto bella come il campionato APE, autori, produttori, editori. Ci sono anche tanti maestri di ballo che utilizzano queste musiche e poi finiscono lì, fanno il pezzettino, fanno la canzone, cioè sprecano anche del tempo, un mese, due mesi, fanno sto balletto con questa canzone inedita e poi rimane lì. Invece, cari signori, cari amici maestri, cari orchestrali, diamogli un seguito a questo vostro lavoro, altrimenti finisce nel dimenticatoio. E questa è la mia idea per voi. Poi se non ci sentite, pazienza, insomma. Poi alla fine guardate che qualcuno lo troviamo come CSA, forse il campionato CSA, quello non viene, quell'altro non viene, quell'altro si vergogna, quello non c'ha tempo, quello fa una cosa, quello ne fa un'altra, e poi alla fine ci sono. Quindi 26, questi CSA che non hanno capito, dovete fare la cosa più semplice, venire a ballare. Non è che dovete fare chissà che, anche ballare alligalli, un mambo, mettervi lì, come va, prendere magari gli 80 punti che vi portano in classifica, non ne prendete 120, però già 80, entrate nella ranking, anche se andate male, anche se fate pietà, detto così, no? Perché poi è bello anche ironizzare, ma già siete in classifica, 80, cioè già fate un terzo posto per tutta la stagione, ma avete vinto, siete già stati grandi. Ma poi la cosa più bella, che non capite, che avete socializzato, avete passato una giornata, siete stati in mezzo ai giovani, siete usciti da quel vostro guscio, da quel vostro ghetto, che vi siete contenti poi così di stare sempre lì, e fatelo pure. Però, signori, nella vita ci sono le occasioni, la vita dura pure poco, e quando si perdono le occasioni, io ho imparato questo dopo l'incidente che ho avuto, dopo, a non perdere più le occasioni quando te le propongono e quando ti capitano.
insomma, poi l'esperienza, la bellezza di, che ne so, di vedere poi il campionato se gira. Voi pensate, vi dico la verità, avevo come idea di proporre il campionato in giro per il Lazio, veramente fare un gran premio del Lazio, che ne so, Viterbo, Rieti, fa qualcosa a Amatrice, che ne hanno bisogno lì da qualche parte se ci danno uno spazio, e Frosinone. E poi però ci sentiamo dire no, ma lì è lontano, ma lì sono 60 chilometri, ma come faccio, ma devo fare fettuccine a mio marito, ma cioè, anche ci stanno delle, sì, che la domenica devono fare, io non lo sapevo, devono fare le fettuccine ai mariti, no? E non vengono alla gara del ballo. Anche questo c'è da mettere in conto. Voi ci scherzate, è vero, ma la maestra di ballo mi ha risposto così, che non può venire la domenica a fare la gara, perché lì dove stanno loro hanno l'usanza di fare la domenica la pasta fatta in casa, e quindi a gara non ce vanno. Bello questo. E quindi non si finisce mai di imparare. Ora, se su, il mese è fatto di 4 settimane, se tu per 3 settimane a tuo marito gli fai le fettuccine, ma la 4ª settimana la fettuccina gliela fai il sabato e lui se la riscalda la domenica e tu vieni a fare la gara, io penso che anche tu cresci come persona, come esperienza, come, perché su 4 settimane, su 4 domeniche, 3 giustamente te ne stai in famiglia, ma una, mannaggia, te la vuoi prendere tu per la tua crescita fisica, per la tuo, il tuo sviluppo personale, psicofisico-motorio? No. Anche perché le nostre competizioni sono cadenzate più o meno una competizione al mese, tralasciando il mese di aprile, che non facciamo niente perché c'è, c'è la Pasqua, i ponti, 25 aprile e quant'altro. E io credo che meglio di così, come è strutturato il Gran Premio del Lazio, non si può. E allora noi ne siamo convinti, perché girando, vedendo come sta andando il mondo delle scuole di ballo, che cominciano a decrescere come numero di allievi, di partecipazione, perché poi alla fine la vita ti porta poi con i vari cicli a concludere il tuo ciclo nella scuola. Quanto tempo puoi stare a imparare dentro una scuola? Poi avrà altre cose da fare nella vita, i nipoti, quindi le scuole stanno sempre poi a cercare nuovi allievi. E allora qual è la salvezza? Quello di fare le gare, di avere gli obiettivi. La vita, ripeto, è fatta di obiettivi. Se nella vita, e quindi nella gara di ballo, nella scuola, ci mettiamo la competizione una volta tanto la domenica, salviamo il settore, salviamo la gara, cresciamo a livello psicofisico, mentale e quant'altro. Ecco perché, ripeto, nella scuola di ballo due filoni, ecco perché noi siamo scomodi, perché poi con questi discorsi noi facciamo aprire occhi e orecchie agli allievi, e i maestri si spaventano, dice, ma se questi ascoltano ballo in radio, ballo in TV, e sentono che questi dicono, ah, ma c'è questa esperienza da fare, ma io che sto a fare sempre dentro questa scuola che implodo a fare le stesse cose, ma fammi mettere da solo e andare da un'altra parte a fare la gara. È chiaro che è un discorso che noi diventiamo scomodi in questo modo, e tanti maestri, tante scuole dicono, no, non è vero, no, bisogna fare il ballo per divertimento. No, c'è sempre, perché ci sono altri enti che fanno molte più gare della Fibes. Per esempio domenica c'è stata un'altra gara, ci vanno anche dei gruppi che vengono da noi al Gran Premio del Lazio, vanno anche in altre gare, giustamente, ed è bello, questi sono ammirevoli, perché non si fanno solo il Gran Premio del Lazio, hanno anche la voglia di andare a fare i palazzetti da altre parti, e quindi questi vanno veramente elogiati, perché fanno esperienza al Gran Premio del Lazio, alla federazione di quello, di quell'altro, girano, si divertono, è vincente. E io sono contento, io non vi dirò mai, non andate da quello, venite solo, no, io vi dico, andate da questo, da quello, e una volta venite anche da noi, perché da noi si sta bene, c'è il divanetto, perché quando entrate a spogliarvi trovate il calore, trovate il riscaldamento, e quindi crediamo veramente di offrire il massimo. Sono le 22:38 minuti primi, direi di continuare e chiudere la trasmissione per stasera, visto che abbiamo avuto un problema di ridondanza all'inizio della trasmissione, problemi
Ah, ecco, vediamo un po' se riesco a... Facciamo una cosa, regia, mandiamo un altro blocco pubblicitario, poi vi do alcune regole del Gran Premio del Lazio e chiudiamo la puntata di questa sera. Rimandiamo cortesemente il blocco pubblicitario numero 1, 2 minuti, bicchiere d'acqua e poi a chiudere il programma di questa sera della Ballo in Radio. Dopo il successo della gara di Palestrina, domenica 26 febbraio il Gran Premio del Lazio ritorna nella provincia di Latina. Ancora un gran salone, elegante, ampio e confortevole per disputare la quarta giornata del campionato di ballo più avvincente. Gran Premio del Lazio, presso il Gran Salone del Satiricon, sulla via Nettunense al chilometro 17.800 ad Aprilia. Gran Premio del Lazio, l'occasione per i club di consolidare le posizioni di classifica. Gran Premio del Lazio, 14 specialità per balli in gruppo, tutte le discipline per balli in coppia, inoltre festival speciali e soprattutto iscrizioni a quote popolari per consentire la pratica del ballo a tutte le fasce sociali. Gran Premio del Lazio, domenica 26 febbraio presso il Gran Salone del Satiricon di Aprilia. La partecipazione è aperta a tutti, purché tesserati con qualsiasi ente di promozione sportiva. Maggiori informazioni digitando Gran Premio del Lazio nei motori di ricerca. Gran Premio del Lazio, domenica 26 febbraio, vi aspettiamo per vivere insieme una grande giornata di ballo, sport e spettacolo. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo. Riprende un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricco e appassionante con Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV. Un'ampia panoramica sul ballo, la danza e lo spettacolo, con notizie, interviste, servizi per sale da ballo, competizioni, feste di piazza, musica, orchestre e lezioni di ballo. Il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica, inimitabile da ben 18 anni. Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV. Seguila in rete. Quando l'arte del ballo si trasforma magicamente in spettacolo, hai trovato la FIBES. FIBES, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, Ente Nazionale di Promozione Sociale e Formazione. FIBES, affiliazione di circoli, sale da ballo, scuole e club di ogni ordine e grado, con copertura assicurativa globale. Inoltre, organizzazione di competizioni a tutti i livelli ed eventi nazionali ed internazionali. Entra anche tu nella FIBES. Informazioni alla sede federale di Roma al numero 348-7309-398 oppure fibesroma@libero.it. Fibes, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. La tua sala da ballo è un patrimonio aziendale che va tutelato. Per questo la tua immagine e il tuo marchio vanno affidati a chi dispone di esperienza e professionalità nel campo della comunicazione. Affida la pubblicità del tuo locale a Musicando, il ballo in TV. Per la pubblicità su Radio Stab chiama il numero 340 75 59392. Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Eccoci qui, torniamo in diretta per la fase finale del ballo in radio di questa sera. Sono pochi i cliccaggi sul banner, molti visualizzano, però pochi desiderano essere salutati da un grillo parlante come me, che spesso e volentieri ci vado un po' pesante, no? Con le analisi, con i commenti. Quindi allora, il mio saluto forse da una persona che scombina all'interno delle scuole di ballo, no? Che mette zizzania, che dice no, lasciate il vostro me, andate a ballare da soli, lasciate il vostro centro anziani che non vi porta a ballare. Certo, è un discorso così, è scomodo, però deve essere quanto mai vero, perché... E chiudo questa parentesi perché è importante, questo è significativo, che arrivano meno mi piace sul nostro banner della radio. Il maestro di ballo l'ho invitato al campionato CSA, mi ha detto no, ma io ho un problema personale, sai? Ho detto, ma guarda, tu vieni, porti quattro signore. L'avevo invitato, ve lo giuro, l'avevo invitato come ospite, non doveva pagare nemmeno una lira, gli davo pure il caffè. Ha detto no, ma sai, è un problema di famiglia, io lo rispetto questo problema che mi ha detto, per carità, però tu per il tuo problema a 20-30 persone, tu allieve del centro, gli precludi un divertimento di una gara di ballo, qualcuno che ti invita gratis da una parte a passare una giornata, tu perché hai questo problema di famiglia non permetti a tante altre persone di divertirsi. Io non ci sto con una risposta di questo tipo.
e sono molte, ve lo giuro. Allora, se tu hai i tuoi problemi personali, che rispettiamo, alziamo le mani, fai qualcosa, delega qualcuno, dici guarda io non vengo perché ho un problema personale, ti mando 10 persone con un accompagnatore, ci avrai in capogruppo uno che balla meglio, perché c'è poi, si sa, all'interno dei centri anziani, oltre al maestro c'è sempre l'aiuto del maestro che fa un po' da capopopolo vicino al braccio destro del maestro. Allora deleghi questa persona che porta questi tuoi allievi a divertirsi. Se tu c'hai problemi, perché devi precludere agli altri di fare una cosa bella? Questo che io, cioè, divento pazzo, non riesco a capirlo proprio. E allora da qui nasce il mio input, la mia forza nel dire, amici dei centri, delle scuole, se il vostro capopopolo non ve porta, vi tiene rinchiusi là dentro, togliete ste catene, andate a divertirvi voi, perché le occasioni ci sono. Ma questo vale per il ballo, ma vale anche per le altre cose. Non solo adesso è il caso nostro della gara di ballo, ma se il vostro maestro vi preclude di fare un'altra cosa, un'altra esperienza, di uscire, e che cosa c'è stato a fare voi? La vita è bella perché vari, i soldi sono vostri. Ricordate che poi voi pagate qualcosa di vostro, e pertanto voi avete diritto, quel poco che dà, poco o tanto non lo so, a spenderlo come volete. E questa è la libertà personale, il famoso voto del portafoglio, no? che è importante. Voi siete i padroni delle vostre sostanze, del vostro divertimento. Voi dovete scegliere liberamente con la vostra testa. Guardate cosa vi dico, vi porto a pensare con la vostra testa e mai a pensare con la testa degli altri. Vabbè, e questo per quanto riguarda alcuni colleghi maestri che hanno questo tipo di comportamento. Per fortuna poi ci sono gli altri, quelli che vengono liberamente, quelle che vedete vicino a noi nella nostra cerchia, che sono così liberi e non hanno vincoli, non hanno sodalizi, e signori, si divertono e vivono bene il ballo, la vita, non solo il ballo, ma vanno anche in altri posti a fare le gite, a fare le cose. E questa è la bellezza di quello che è la libertà personale, che non apprezzo, guardate. Ora, per chiudere, qualcuno mi ha detto le informazioni, vi do il programma della giornata del 26 febbraio. Devo dirvi, ecco, mi ero dimenticato, l'ho detto in chiusura, questa è una notizia del Gran Premio che avrei dovuto darvi all'inizio, quando sicuramente gli ascolti sono maggiori. Abbiamo fatto un accordo come ASD che organizza, non come FIBES, ma come associazione affiliata che svolge tante altre funzioni come centri anziani, attività varie di socializzazione eccetera, quindi come SD, ripeto, non come FIBES. Abbiamo fatto una sorta di accordo addirittura con la bussola casting di Cinecittà, tramite il maestro Marco Valente, che da poco è entrato in FIBES da qualche mese, da questa stagione, è lui referente della Happy Dance per quanto riguarda questa struttura di casting super professionale, perché è situata all'interno di Cinecittà e che, pensate, sarà presente il 26 di febbraio al Satiricon di Aprilia, al Gran Premio del Lazio, con un box dove faranno gratuitamente dei provini a chi lo vorrà, quindi giovani, meno giovani, che poi magari, ecco, queste persone potranno essere selezionate per fare le pubblicità, gli spot, quindi è una bella occasione. Quindi il 26 di febbraio venite lì alla Satiricon, durante la competizione ci sarà questo stand box, dove appunto i professionisti vi faranno questa gratuitamente. Guardate, è tutto gratuito, perché se non è gratuito noi non prendiamo alcun tipo né di promozione né di pubblicità, deve essere tutto 0-0, perché noi sapete come la pensiamo, noi facciamo tutto senza un euro, tutto a 0-0, e quindi è una situazione veramente, ecco, fatemi scrivere, voglio aprire la pagina, ecco. Sono due straordinari professionisti, Drovan di Piva, quindi hanno dato l'autorizzazione al maestro Valente per essere referente sulla zona di Latina,
per questa bussola casting di Cinecittà. Avranno lo stand da noi, potete andare, no, non vi mando da nessuna parte, quindi venite direttamente lì, voi che avete velleità artistiche, giovani, meno giovani, farete questo provino gratuitamente, ci sarà lo stand durante la competizione del Gran Premio del Lazio ed è una opportunità veramente bella, perché so che sono tante le persone che hanno queste velleità artistiche di apparire da qualche parte, di far qualcosa a livello professionale. E quindi, come vedete, quando noi troviamo le collaborazioni andiamo al massimo, andiamo a cercare il meglio. Poi vi diamo anche nelle prossime puntate, se ci seguite oppure se ci chiamate, anche dei numeri telefonici per avere i contatti con i referenti e quindi poi far sì che questo, ecco, sia un progetto veramente vero, anche perché in questo tipo di situazioni, io ve lo dico francamente, ci sono tanti millantatori, tanti che millantano credito, cioè io faccio questo, conosco questo, faccio questo a nome di questo, invece noi vi diamo la garanzia che quello che facciamo è prima di tutto senza spendere un euro, senza speculazione e soprattutto con persone professionali delle quali sono a corrente di quello che facciamo, perché spesso capita che uno fa un'iniziativa, grandi manifesti, grandi cose e poi il referente vero che dovrebbe dargli l'autorizzazione non sa niente, queste sono le famose sole, come si dice a Roma. Quindi qui, prima di far questo, ci siamo documentati, abbiamo preso tutto quello che serve per creare questa collaborazione straordinaria nell'ambito dello spettacolo. Allora, per chiudere il programma, sono le 22.50, no, le notizie non ve le do del Gran Premio del Lazio. Direi di chiudere qui il programma perché ho blaterato abbastanza per questa sera. Non posso che ringraziarvi per l'attenzione, credo che la puntata sia stata interessante, le argomentazioni non sono sempre le stesse, ma sono, diciamo, quelle basiche di una certa linea editoriale della trasmissione atta a creare questa controinformazione a beneficio della libertà di tutti, della libertà di ballo, nella libertà dell'espressione, nella libertà di poter spendere i pochi euro che ci sono nelle nostre tasche, questi tempi di crisi, come vogliamo, quando vogliamo e a chi li vogliamo dare. Questo è importante, specie nel ballo. Ne parleremo ampiamente anche nelle prossime puntate. Noi non ci sentiamo prima di venerdì, per cui vi do appuntamento a venerdì sera. Saremo alla Balera Luna Rossa, a Fabbrica di Roma, sulla strada Borghetto Fabbrica, località Quartaccio, al chilometro 300, c'è la competizione non de ballo, di canto. Ragazzi, è balere, si sono messi a fare le gare di canto, quindi è come vi dico io, è inutile che mi dicono no, nella scuola ci dobbiamo divertire, no, ci vogliono due filoni, ci vuole chi fa le gare, chi fa il ballo del sabato sera, altrimenti vedete i balera, Luna Rossa, venerdì invece di fare una bella serata per sole coppie, si fa la serata di canto, star per una notte. Ma uno come me, vi rendete conto che da 40 anni sta nel ballo, sta nello spettacolo, ho dedicato gli ultimi 20 anni al ballo da competizione e da un anno ho dovuto dimezzare l'attività del ballo per fare le gare di canto, ma non vi dice niente questo? E quelli che ancora continuano a dire no, il ballo sta crescendo, il ballo è divertimento. Oh ragazzi, no, mi hanno contattato altre balere che stanno vedendo quello che stiamo facendo con Star per una notte, col gruppo Luna, e vogliono fare la stessa cosa. Abbiamo degli appuntamenti in settimana con altre sale da ballo che non fanno più il ballo, lo fanno solo il sabato. E c'è molta concorrenza, addirittura sale da ballo che prima facevano 200-300 persone, perlomeno questo su Roma, che poi nelle altre regioni d'Italia non lo so. No, a uno che piace il ballo dispiace che una sala da ballo deve fare una gara di canto. Ora, noi li comprendiamo, perché questi devono pagare la SIAE, devono pagare le spese, la spazzatura, la luce, l'acqua, la tassa, il limo e quell'altro. Ballo non va, sono costretti a cambiare, a fare il cabaret,
a far star per una notte, a cantare. Però chi ha la passione del ballo come noi, chi è esponente di federazione come me, chi fa il programma da 20 anni, il ballo in TV, ballo in radio, cioè io che vedete mi sono dovuto mettere a presentare non più le gare del ballo, devo presentare le gare di canto. Guardate, sta calando il ballo, sai, da ballo non fanno più il ballo, si stanno riciclando, chi vende, chi fa cabaret, chi fa queste cose qui. E allora siamo ancora in tempo per risollevare il ballo, quindi amici maestri, due tipi di ballo, due tipi di corsi all'interno, corso di agonistica per le gare, dare a fare le gare la domenica, e corsi del ballo del sabato sera, perché qui non balla più nessuno. Le balere stanno riciclando, stanno cambiando proposta ai loro clienti. Con questa riflessione mi auguro sia salutare per voi che mi state ascoltando. A questo punto per grazie a tutti voi per l'attenzione, riflessione mi raccomando, e divertiamoci, magari se potete ballando, anzi, visto che abbiamo sto titolo lungo, cantando. Sto ballando, lo stiamo togliendo, stiamo cantando di più del ballando. Buonanotte a tutti. Ma che, c'è finito un'ora? Che peccato, questa radio è come la macchina del tempo, sono tornato indietro di almeno 30 anni. Non ti preoccupare, una settimana passa in fretta, torneremo in diretta lunedì prossimo alla stessa ora, sempre qui da Stappa Radio. Si torna al passato, ma si trasmette al presente. Aspetta, fammi mettere la cassetta della sigla, alla prossima! Abbiamo trasmesso Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Ha condotto in studio Tony Mantineo. Tecnico del suono Maurizio Artesani. Per contattare la redazione di Musicando il Ballo in TV, invia posta elettronica a cosediballo@libero.it. È Radio Staff, si torna al passato, che si sappia in giro. Ehi, non ci lasciare.